Devi renderti conto che è una cosa gravissima, Rick. Stanno facendo una pazzia. Io penso che sia stata più che altro una semplice ragazzetta. Molto probabilmente avevano soltanto bevuto qualche bicchiere di troppo. Vedrai che la cosa non si ripeterà mai più. In fin dei conti, Mario non è un incosciente. Io di questo ne sono sicuro. Beh, tuo figlio non si è certo comportato in modo onesto. Ah, Enrique, 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 a volte ho proprio l'impressione che tu abbia paura di guardare in faccia la realtà. Mario è diventato un'altra persona, è completamente cambiato e ultimamente si è allontanato dalla famiglia. Avresti dovuto sentire come mi ha risposto, sembrava che fossi un suo nemico. E solamente perché l'avevo rimproverato. E sinceramente credo che fosse un mio diritto farlo dopo tutto, non pensi? Lo sai che ha sempre avuto un brutto carattere. Ah, no, 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 non è soltanto una questione di carattere. Il fatto è che Mario è cambiato. È un ragazzo viziato che non sa cosa sia il senso della responsabilità. Sai, mi domando perché e con quale diritto quel ragazzo si sia intromesso nella vita privata di Alfonso compromettendo il suo onore. E cosa abbia spinto mio figlio a divorziare da Michelle per sposarsi con una donna come quella Linda. Quindi lo puoi capire anche tu che la responsabilità non è completamente sua. Abbiamo sempre sostenuto che Linda è una ragazza molto immatura, frivola. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato a lungo in occasione del matrimonio con Alfonso, quando cercavamo di dissuaderlo. Sì, va bene, comunque ormai non ha più nessun senso parlarne. Si sono sposati. A questo non c'è più alcun rimedio e d'altra parte Alfonso l'ama, ha fiducia in lei, è contento della sua situazione e io non ho nessuna intenzione di aprirgli gli occhi. Prima di tutto perché potrebbe, non so, potrebbe reagire in una maniera assolutamente imprevedibile. E poi perché io non voglio che si crei una tragedia nella nostra famiglia per colpa di due irresponsabili come quello sciocco di tuo figlio e quella ragazza. Tuo figlio, prima di incominciare questa brutta storia con Linda, avrebbe dovuto pensare prima di tutto che quella donna è la moglie di suo zio. Enrique, cerca di parlargli, per favore, fallo ragionare. Lui non ascolta mai nessuno. Ma come, Enrique? Non hai forse nessuna autorità su di lui? Mario è un uomo, Roman. Va bene, ho capito. Ma devi cercare di parlargli. Devi trovare il modo, perché questo non è un gioco, Enrique. E se noi non riusciamo a mettere fine a questa storia, sono sicuro che ci saranno delle gravissime conseguenze. E in tal caso, la colpa sarà anche tua. Grazie. Mio padre non mangia con noi, Rosa. No, no, il signor Roman ha chiamato dicendo che andava a cena con un suo amico. Puoi anche andare, Rosa, grazie. Va bene, signora. Non capisco, a me piacerebbe poter mangiare tutti insieme qualche volta. Riunirci tutti attorno al tavolo, in compagnia, con mio figlio Martin, con mio padre, con Lisette. Mi manca sempre qualcuno. Sembra quasi che ti annoia stare da solo con me. No, ma come ti vengono in mente queste sciocchezze, amore mio? Sai bene che la tua sola presenza basta a riempirmi la vita, Linda. Però, non so, io vorrei essere più sicura di quello che provi per me. Ma cosa vuoi che faccia ancora per dimostrarti il mio amore? Tu sei tutto per me, Linda, tutto quello che voglio. Io ti amo tantissimo, papà. Lo so, lo so. E anch'io ti amo, tesoro. Papi, senti, volevo chiederti una cosa. Che cosa? Non so, mi piacerebbe che in questa casa vivessimo noi due da soli. Ma perché? Qual è il problema, cara? Nessuno, però vivendo con altra gente, beh, è ovvio che si sentano in diritto di intromettersi nelle nostre faccende. È successo qualcosa che io non so? No, 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 ma penso che dovrebbe essere naturale. Di solito quando ci si sposa si va a vivere da soli. E tu invece hai voluto che venissero a vivere con noi Roman, Martin e la stessa Lisette. Ma certo, mi sembra normale. Questa casa è grandissima, c'è spazio per tutti. Io ho sempre difeso l'unione della famiglia. Per questo sono stato sposato per 28 anni con la stessa donna. E ora vorrei stare per sempre con te. Avanti, perché ti metti a fare i capricci adesso, Linda? Non lo so, è che ti amo molto, Alfonso, e allora divento un po' egoista, lo so, ma devi perdonarmi, io non posso, non dovrei chiedertelo, me ne rendo perfettamente conto.
una cosa? Stavo pensando... Mm? Perché non andiamo a vivere a Casabella solo noi due? È impossibile. Almeno per ora. Sì, sì, lo capisco. Ma magari... Non so, più avanti o... Quando si potrà. Mi faresti contento, Alfonso. Farei tutto pur di renderti felice. Devo firmare altre carte? No, no, per il momento basta così. E quando inizierà la causa? Beh, ci vorrà circa una quindicina di giorni. Che cosa assurda. Dover citare in giudizio l'uomo con cui ho vissuto per tanti anni. Alfonso si è fatto riconoscere per quello che è. Ti sembra giusto togliermi quella casa per darla alla donna per la quale mi ha abbandonata? Alfonso non mi ha mai amata. Mai. Ero solamente io a volergli bene e ad amarlo. L'ho amato con tutta me stessa. Mi sono lasciata ingannare per 28 anni. Dimenticalo, mamma. Vivi la tua vita. È inutile. Ma lui non ti merita. Ma credi che io non stia cercando di dimenticarlo? Io non voglio più continuare a soffrire in questo modo per lui. Ieri sera, quando l'ho visto al Golden Club, in quella situazione ridicola e patetica, non potevo crederci. E istintivamente mi è venuta voglia di abbracciarlo, di accarezzarlo. Sentivo una tenerezza talmente profonda, una compassione talmente intensa che avrei... No. Lui non è così. Si è lasciato coinvolgere in questa storia assurda. Non farci caso, Sergio. È soltanto uno sfogo. Sai cosa penso? Uno di questi giorni vedrai, conoscerò qualcuno. E io mi innamorerò di nuovo. E ricomincerò a vivere. A sentirmi donna come una volta. Perché? Perché no? Martin. Ciao. Pensavo stessi dormendo. È stato un viaggio faticoso? Ho cercato di dormire, ma non ho potuto. Come va? Bene, benissimo. Oggi ho concluso un affare molto importante. È stato un vero successo. Sì? Sì, sì, gli affari stanno andando davvero molto bene. Siamo in continua espansione. Il nostro campo d'azione è sempre più vasto. Bene. E vedrai che un giorno... Cosa? Sarete a capo dell'azienda no. Tu e tuo fratello. No. Sì, credi. Non Martin. Contare su di me, papà. Sarei un pessimo uomo d'affari. Sergio invece è come te. Hai il pallino della finanza, ma io... io sarei un disastro. Stai uscendo? No. No, non ne ho molta voglia. Hai telefonato a Lisette da Miami? Sì, ci siamo sentiti. Papà, ti è mai successo di innamorarti di due donne e non sapere chi scegliere? Ai, 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 ai. Allora era questo il tuo problema. Mi sembravi molto strano ultimamente. Lisette è una rivale? No, non è come credi tu, papà. Non puoi permetterti queste indecisioni con Lisette. Non ora, è troppo tardi. Quella donna si è innamorata profondamente di te. Lasciandola in questo momento la feriresti in modo tremendo. No, non è possibile, no. Già, la ferirei come tu hai ferito Michelle. No, il mio caso è diverso. No, papà. Non esistono casi diversi. L'amore è amore. Ma adesso ho bisogno di te. Ho bisogno di un tuo consiglio. Sai, papà, io pensavo molto seriamente di regolarizzare la mia situazione con Lisette. Era tutto pronto. Ci saremmo sposati. Lei mi sembrava una moglie ideale e su questo non ho cambiato idea. Riconosco che ha delle grandi qualità. È perfetta. Ma all'improvviso, così, del tutto inaspettatamente. Ho conosciuto una ragazza a Miami, te l'ho già detto? No, non l'ho detto a te. Beh, quella ragazza mi ha colpito. È molto bella. È così pura.
pura. Sì, pura. Su, avanti, andiamo, Martin. Non fare il bambino, dai, ma per favore. Assolutamente, pura. Te lo posso garantire, pura. Ti assicuro che sono stato il suo primo uomo. Davvero. E lei si è donata a me con tutto il suo amore, con tutto il suo candore. Quella ragazza non sapeva che cosa fosse l'amore. Sono stato io il primo. Accidenti, Martin. Quella ragazza è una vera rarità. Complimenti, puoi considerarlo un trofeo. Insomma, papà, ti sto parlando sul serio. Anch'io sono serio. E allora stammi a sentire. Come vuoi. In questa storia c'è qualche cosa che mi turba. Mi sento confuso, è una situazione strana. Lisette mi piace, sì. Mi attrae fisicamente. Però con Carolina mi sento bene. Non so come spiegarti. Mi aiuta ad essere me stesso. È come se stando con lei io riuscissi a scoprire il mio lato migliore, nascosto. Vedi, papà, sono stato a letto con lei. Ma la cosa non è finita lì. Io desidero rivederla. Questo è quello che mi preoccupa più di tutto. Allora, quello che sento per lei non è soltanto legato ad un fatto sessuale, ma a qualche cosa di diverso. Io penso sempre a lei, capisci? Perché è qualche cosa di speciale, di nuovo. È così. Chi è? È una ragazza ricca, appartiene a una buona famiglia, no. Forse la conosco. Non credo proprio. Non è affatto ricca, anzi, non ha niente, un'orfana. Ha solamente la sua bellezza, la sua gioventù, la sua innocenza. Però, papà, io l'amo. E la cosa più importante, credimi, è che Carolina mi ha cambiato totalmente. Martin, lascia stare queste sciocchezze, per favore. Non metterti a fare il sentimentale adesso. Continua a essere l'uomo pratico che sei sempre stato. Lisette è la donna adatta a te. Questa è solo un'avventura passeggera, una scappatella, un diversivo. Se devi innamorarti, per favore, innamorati con questa. Hai altro a cui pensare. Dimenticala. Non devi darle troppa importanza, non ne ha davvero. Tu credi soltanto di esserne innamorato, Martin. Dimenticala. Tutto qui. Ehi, ma che cos'è quella faccia? Tirati su, Carolina. Guarda che bella giornata, limpida, piena di sole. Non ti fa allegria? Ma perché fai così? Devi reagire, eh? Sai, mi manca tanto, Sarita. Vorrei che fossi qui con me. Ti ha davvero sconvolta quell'astronauta. Oh, Sarita, io avrei voglia di telefonargli o di mandargli una lettera. Mi ha lasciato l'indirizzo del suo ufficio alle linee aeree. Però non so se sia il caso di farlo e poi mi vergogno. Ah, ma che gli è successo? Il suo silenzio mi fa star male. Non capisco perché non mi abbia ancora telefonato, perché non mi scrive. Che cosa gli costa? Cosa gli costa mandarmi una lettera? Io non chiedo tanto, almeno due righe per spiegarsi, no? Sarita, io mi sento così sola, così triste. La vita è tanto ingiusta. Su, avanti, avanti, fatti coraggio. Non vorrei mica metterti a piangere davanti a tutta questa gente, no? Non perderti, Danny. Hai già esaurito tutta la tua carica. Sul serio, Carolina, non puoi lasciarti andare. No, tu hai ragione, Sarita. Io mi rifiuto di credere che Martin mi abbia ingannata, che abbia giocato con me. No, sono sicura che mi ama e che presto mi telefonerà di nuovo. C'è qualcosa che me lo dice. Sì, ne sono convinta, Sarita. Che bello essere di nuovo a Buenos Aires. Sono molto contenta di come è andata la sfilata, Gabi. È stato tutto merito suo, signorina. No, ma per favore. Se non avessi avuto la tua collaborazione, quella di Andy, degli invitati, dei nostri aiutanti di Roma, non ce l'avrei fatta. Però mi fa piacere, torno sempre volentieri nella mia città, è così bella. Sono contenta di essere di nuovo a casa. Beh, adesso, per favore, Gabi,
Dovresti occuparti tu di tutto. Ho proprio bisogno di riposarmi. Credo che non tornerò a lavorare in ufficio almeno per i prossimi 2 giorni, d'accordo? Se ha bisogno di me, posso fermarmi. Ah, ma andiamo, avrei voglia anche tu di riposare. Va bene. Allora la lascio, signorina. Sì, vai pure, Gabi. Passerò in ufficio. Perfetto, e non chiamarmi, mi raccomando. Non si preoccupi, arrivederci. Arrivederci, Gabi. Signorina Lisette, vuole che le prepari qualcosa? Sì, Rosa. Beh, potrei mangiare un bel piatto di salmone affumicato. Però prima di tutto voglio farmi un bel bagno caldo. Gliel'ho già preparato. Senti, Rosa, non c'è nessuno in casa? No, i signori sono usciti molto presto. E Marty? No, non c'è nemmeno lui, signorina, ma sarà molto contento quando saprà che è tornata. Speriamo. Ciao, papà. Ciao. Tuo fratello? Non si è ancora fatto vedere. Sono stato con Romain. Il nonno ha scoperto tutto. Ha visto Linda che si baciava con Mario ed è infuriato. Ti rendi conto adesso che non esageravo quando te l'ho detto? Sinceramente non capisco cosa stia succedendo a Mario. Linda ha molta influenza su di lui. Gli ha fatto cambiare il modo di pensare, di agire. È diventata una persona maleducata, proprio come lei. Questa storia deve assolutamente finire. Non penso che Mario voglia chiudere con lei. Ti immagini cosa succederebbe se lo zio Alfonso lo sapesse? Ciao, bella. Ciao. Ti piace sempre farmi delle sorprese. Sì, sei contento. Oh, Marty, amore mio. Ho avuto tanta nostalgia di te. Mi sei mancato in ogni istante. Per favore, Marty, non lasciarmi mai. Io non so vivere senza te. Sai una cosa? Non mi va di essere complice di quei due incoscienti. Buongiorno, papà. Ciao, Marinese. Senti un po', Mario. Aspetta un momento. So già di cosa mi vuoi parlare, papà. Per favore. Non devi dirmi niente, capito? Io non sono più un bambino da sgridare. Eh? La tua storia con Linda deve finire, Mario. Senti, papà, non voglio continuare a parlarne. Per favore. Io non ti ho mai detto niente, quindi rispetta i miei sentimenti. Io direi che si tratta di pura follia e non di sentimenti. Ma non capisci che quella donna sarà la tua rovina? Questo è un problema mio, papà! Ah, no, è un problema di tutti noi! Ti rendi conto che è disposto a tutto quella donna? Sta attenta a quello che dici. Di piuttosto che sei invidiosa di Linda. Da quando è morto il tuo ragazzo, non hai trovato nessun altro uomo che si interessasse a te. E questo non è colpa di Linda. Se non riesci a farti amare, se non piace a nessuno, se non ti sei trovato un marito, è soltanto colpa tua! Mario, sei impazzito. Non farlo mai più, capito? Non voglio che tu ti intrometta nella mia vita, papà. Io amo Linda così com'è. E non mi importa niente del vecchio Rana, è solo un uomo corrotto e miserabile. Ha avuto il coraggio di abbandonare una donna che gli aveva dedicato tutta la vita. Sono stufo, papà, di tutti i falsi pregiudizi e moralismi dietro cui vi nascondete. Io voglio dire e fare quello che sento. Sono onesto, papà. Tu devi riconoscere che il meno ipocrita di tutta questa famiglia sono io. Non te l'aspettavi che tornassi così presto, vero? Sai, credo che ci si debba aspettare di tutto da te. Cosa vorresti dire? Beh, che tu sei una donna assolutamente imprevedibile e che non sei come le altre. Spero tu non preferisca donne più tranquille di me. Mi piacciono le donne che hanno qualche cosa qui e che sono intelligenti, disinvolte e anche affettuose. Che sanno essere affascinanti. E poi che hanno anche successo. Ma certo, ma ad un patto. Non devono mai scordare la loro femminilità. Il lavoro non deve dargli il diritto di prevaricare il loro uomo. Ma che razza di discorsi fai, Martin? Stai diventando un maschilista insopportabile. Ah, no, maschilista no, sono un uomo, ecco tutto. Sai, Martin, credo che il tuo ideale di donna sia l'angelo del focolare. Beh, con questo, che cosa c'è di più bello di una donna che si dedica alla sua famiglia, per la quale suo marito e i suoi figli sono tutto, eh?
A te in realtà piace essere un marito di rango. Dici? Ti sembra? Sì. Ma sì, però saresti un tiranno irresistibile. Grazie. Sai, tesoro, credo che qualsiasi donna vorrebbe prendere il mio posto accanto a te. Oh. Ah, Martin, beh, si può sapere che progetti hai su di me, amore mio? Beh, prima di tutto, dobbiamo togliere questo. Wow. Penso che sia meglio che tu ti riposi. Hai fatto un viaggio faticoso, stenditi un po' a letto, Lisette. No, adesso che ti ho rivisto non ho più voglia di riposare, Martin. Non hai un'idea migliore. Su, adesso cerca di riposare. Soltanto un paio d'ore, poi fatti bella, ancora più bella del solito. E questa sera andiamo fuori noi due da soli, ti va? D'accordo? D'accordo, amore. Allora dopo. Ah, sei tu, Sarita. Sì, sono uscita molto presto e sono andata in spiaggia a prendere un po' di sole. Quando vuoi andare? Ma no, no, non lo so, non credo. Preferisco restare qui, tu mi capisci, non è vero? Sì, sì, spero che Martin mi telefoni, vedrai che mi chiamerà, anzi riattacca ora. Va bene, Sarita, compra quello che vuoi. Sì, arrangiati, ciao, ciao, ciao. Ciao Paolo, come va? Bene, tutto normale. Sì, un viaggio tranquillo, già. Niente di nuovo. Adesso sta riposando. Ti dico che non è successo niente. Quando? Sì, si può fare, va bene tra mezz'ora. Ci vediamo allora. Ciao. Ciao Martin. Ciao, no. Come va, ragazzo? È sempre più difficile riuscire a vederti, Martin. Hai deciso di prenderti un po' di vacanza o riparti? No, niente vacanze, purtroppo. Solo 2 o 3 giorni di riposo, poi devo subito ripartire. Allora tornerai di nuovo a Miami? Non vado a Miami, l'Europa. Questa volta mi hanno segnato la rotta per l'Europa. Ah, nonno, è tanto che non ci capita di stare un po' assieme e parlare come facevamo una volta. Cosa dici? Beviamo qualcosa? No, 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 grazie, no. Perché? No, no, Martin, davvero, sto aspettando che arrivino alcuni miei amici. E allora? Sai, facciamo una rimpatriata tra noi della vecchia guardia. Però bicherino non ti farà mica male. No, no, Martin, è meglio che non beva prima di mangiare. Non puoi rifiutare, è solo un goccetto. Va bene, poco però. Ho saputo che è tornata Lisette. Non l'ho ancora vista, però. Sta riposando. Sai, Martin, mi domando spesso... Che intenzioni hai nei confronti di quella donna stupenda? Nonno, sai, è una domanda che mi faccio spesso anch'io. Non lo so davvero. Salute. Salute. Dovresti consigliarmi tu. Io? Hai molta esperienza in questo campo, non è vero, nonno? In effetti devo dire che tutti gli uomini della nostra famiglia si sono comportati bene. Sì. E per quanto mi riguarda non ho ancora finito di darmi da fare. Non ne dubito. Papà mi ha detto che quando eri giovane eri il più corteggiato di tutti, è così? Sì, ma certo, quando andavo in qualche locale ero sempre circondato dalle donne. Tutte bellissime. Sì, erano tutte belle. Castane, brune, bionde. Mi piacevano tutte, era indifferente nonno, per me. Sono proprio orgoglioso di te. Anch'io sono fiero di avere un nipote come te, ma vedi, ho imparato che non è giusto continuare a vivere senza legami. Ci si deve frenare. Bisogna costringersi a riflettere ogni tanto. Si deve formare una famiglia. E se tu mi dici che non sai ancora cosa vuoi fare con Lisette, allora significa che non sei ancora sicuro. Quale uomo può sentirsi sicuro di una donna? Sono imprevedibili, sorprendenti. Reagiscono sempre in maniera diversa da quello che uno si aspetta. No, 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 Martin. In questo caso quello che non sa che cosa vuole
Quello che non sa decidersi sei soltanto tu. Io voglio dirti soltanto una cosa. Cerca di non sbagliare. Quasi sempre gli errori si pagano, non fare come ha fatto tuo padre. E a proposito di tuo padre, dovrei parlarti. Ma non adesso, No. Troveremo un altro momento, quando avremo un po' più di calma. Tu passi il tempo viaggiando e quindi non sai cosa sta succedendo ultimamente in questa casa. Ma credo sia mio dovere informarti perché tu possa intervenire. Già, ti stai riferendo a Linda. Sì, mi riferisco a Linda. È una faccenda spiacevole e nessuno degli Arana può permettere che continui. Tuo padre non si accorge di niente, ma noi dobbiamo fargli aprire gli occhi su quella donna se non vogliamo che accada una disgrazia. Mario sta diventando insopportabile. È vero, mi sta sempre appiccicato, è incredibile. Sì. E ho paura che prima o poi commetta qualche errore e si tradisca. Sono molto preoccupata. Te l'ho detto dell'altro giorno. Mio suocero sì? Ci ha visti mentre ci baciavamo. Oh, mio Dio. No, non è il caso di ridere, guarda. Anche se io credo che lui non andrà certo a raccontarlo ad Alfonso. E poi anche se lo facesse, Alfonso è talmente convinto del mio grande amore per lui che sarebbe anche capace di non credergli. Comunque sia, non voglio problemi che interferiscano con i miei piani, no. Come prima cosa bisogna che Martin e il vecchio se ne vadano di casa. Ah, Martin, le donne italiane mi fanno impazzire. C'era una cameriera a Roma che mi ha fatto perdere completamente la testa. Chiedilo a Lisette. Io ho provato a invitarla a cena, volevo fare il romantico, passeggiare con lei, ma mi è andata male, sai. Era fidanzata. E il fidanzato era geloso. Sì, e poi quel ragazzo era il doppio di me. Hai visto, c'è la tua matrigna. Non vuoi salutare la mammina? Dai, non prendermi. Andiamo. Oh, che sorpresa, come va? Ciao. Come va, Paolo, bene? Ciao, bene, Martin. Bene. Conoscete la mia amica Cori? Sì, ci siamo già. Piacere. Lo sai che Lisette è già tornata? No, non lo sapevo, allora la raggiungo subito. Vieni con me, Cori. Ah, andiamo. Sì, andiamo. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Si può? Avanti. Oh, ciao Giuliana, che piacere vederti subito. Come stai? Ti trovo bellissima, davvero. Assomigli sempre di più a nostra madre. Allora raccontami, com'è andata la sfilata in Italia? Beh, ho letto qualche articolo sulle riviste. È stato sensazionale. Vuoi un caffè? No, per ora no. Ah, è stato veramente magnifico, Giuliana. C'era un mucchio di gente. Sai, non avrei mai potuto immaginare che sarebbe andata così bene. In effetti devo ammettere che l'equipe che lavora con me è stata assolutamente impeccabile. Non posso negarlo, Giuliana. Il mondo degli affari mi affascina ogni giorno di più. Ma piuttosto dimmi, tu come stai, eh? E tuo marito? È tanto che non lo vedo. E Angela e Luciana come stanno? Bene. Beh, senti... Insomma, devi scusarmi se te lo domando, Giuliana, ma ecco, mi ha detto Linda che c'è qualche problema tra te e Emiliano, è vero? Che cosa vi sta succedendo? Beh, in realtà lui non c'entra, sono io. I soliti problemi, la mia gelosia, le mie angosce, il terrore di perderlo. Ma scusa, perché ti senti così insicura, Giuliana? Dopo tanti anni che voi due siete assieme... Oh. Quando un uomo decide di lasciare sua moglie, non gli importa che sia stata tanti anni insieme a lui. Neanche i figli lo trattengono. Guarda cosa ha fatto Alfonso. Ah, ma quella è una storia completamente diversa. Alfonso era sposato con una donna bella, è vero, ma piuttosto anziana. Ed era logico, naturale, che perdesse la testa per nostra sorella Linda. Ma tu no, tu sei giovane, sei ancora attraente, bella, ed Emiliano è molto innamorato di te. Avete una famiglia solida, avete vostra figlia. Lisette, noi abbiamo adottato Luciano. Ma è lo stesso. No, non è lo stesso. Non nel nostro caso. Emiliano non lo dice. Però so che il suo sogno è di avere un figlio che sia del suo sangue. Un figlio che io non potrò mai dargli. Ho sperato tutta la vita di avere un bambino, ma non sarà mai possibile per me. La vita di una donna assume un valore così diverso quando diventa madre. Non volevo riaprire vecchie ferite, Lisette. No. Non importa, Giuliana. È un ricordo che mi accompagna sempre.
c'è stato mai un momento in cui abbia scordato il mio bambino. Riesci ad immaginare cosa significa per una donna portare un figlio nel ventre per 9 mesi e dopo vederlo morire così? Io penso che se quel figlio fosse ancora vivo, forse adesso non mi sentirei così solo. Ne hai addirittura 2, Martin. Non è giusto, dovresti lasciarne almeno una a me. In fondo sono il tuo miglior amico. Tu non pensi mai agli altri, sei davvero uno sporco egoista. Paolo, ti sto parlando sul serio. Cerca di ascoltarmi almeno per una volta, per favore, vuoi? Sì, d'accordo, ti ascolto. Cercavo soltanto di sdrammatizzare. Ma se vuoi parlare seriamente, per me va bene. Giorni fa mi hai detto che cominci a stufarti di Lisette. No, non è così, Paolo, non esattamente. Ma come? No, quello che ti ho detto l'altro giorno era dovuto a un po' di confusione che si è creata in me, prodotta da certi, come posso spiegarti, non so, attacchi, ecco la parola esatta, da parte di molta gente che conosco, che mi è vicina, compresa la mia famiglia. Tutti mi parlano sempre di matrimonio, non sanno parlare d'altro, anche tu me ne hai parlato, Paolo, sì, anche tu. Sì, mi hai detto che dovevo decidermi. Ho avuto l'impressione che tu stessi dalla parte di Lisette e non dalla mia. Non voglio sentir parlare di matrimonio. Dovunque vada, tutti mi aggrediscono, tirando in ballo questa maledetta storia del matrimonio. E questo mi infastidisce molto, perché io sento che... Non so come spiegarlo, ma non sono pronto per il matrimonio. Mi spaventa l'idea di convivere, di stare con una donna per dovere, anziché per amore. Mi capisci? Sì, ti capisco, però il matrimonio non è la fine del mondo. E non essere così pessimista. Ma andiamo, io sono stato sposato e sono stato molto felice. Sì, e poi che è successo? E poi hai divorziato, no? Sì. E la cosa peggiore di tutte è che tua moglie, la tua ex moglie, non ti lascia neanche vedere tuo figlio, no? E allora, scusa, vale la pena di affrontare queste conseguenze? Di la verità, Paolo, cerca di ragionare con un po' di criterio, se ci riesci. Mi stai dando dello scemo, no, così? Non è comunque così, non dobbiamo parlare di me. Vorrei che mi dicessi una cosa. Ti piace Lisette, sì o no? Come fa a non piacermi? Mi piace. Certo che mi piace, è perfetta. È molto bella, attraente, tu lo sai bene. È favolosa. E quella ragazza di Miami, ti piace? Carolina. Mi piace. Mi piace molto, sì. È diverso. Carolina è... È una ragazzina dolce, molto bella. È così ingenua, così pura. Ad essere sinceri, Paolo, difficilmente riuscirò a dimenticare una donna meravigliosa come Carolina. Difficilmente. Mi scusi, signorina. Volevo soltanto sapere se il capitano Martin Arana deve far rotta a Miami. Sì, da Buenos Aires. Sì, grazie. Come ha detto? Ne è proprio sicura. No. No. No, non può essere.